Un saluto a tutti, sono Vincenzo Sottorossetti e bentornati su Project Zomboid. Prima di cominciare voglio salutare The King of Time e Vincenzo Giordanella. E sicuramente mi sono dimenticato qualcuno, quindi faccio un saluto generale anche ai nuovi iscritti sul canale. Quest'oggi, dopo una parentesi di Minecraft Live, torniamo su Project Zomboid. Veniamo anche con lui da una puntata svolta live, dove è successo veramente di tutto, e ci siamo quindi barricati su questa in questa casa. Se vi ricordate, cazzo, quanto è buio. Se vi ricordate, avevamo iniziato a coltivare fuori. Allora, un attimino, vedo se riesco. Ah, ok. Sta torcia non è che faccia tutta sta luce. Le porte aperte qua. Vabbè, abbiamo iniziato a coltivare di fuori. E quindi insomma vediamo un pochettino come si evolvono insomma queste culture, anche perché ho degli zaini che sono veramente stracolmi di robe, sono veramente sovraccarico, 13 su 8 è veramente tanto. Infatti il mio personaggio non riesce a correre, è quasi sempre affaticato perché naturalmente è sovraccarico di oggetti. Soltanto che tutta questa roba sono cose abbastanza utili a lungo andare, insomma, comunque magari le graffette no, anche se credo che possano magari servirmi per questa è la trappola per i pesci, possiamo magari buttare. Le graffette possono essere utilizzate magari per scassinare qualcosa, non lo so. Comunque è tutta roba che mi serve, la bustina dei semi, le assi soprattutto. Anche da quest'altra parte, se magari spostiamo le assi di qua, così le uniamo a quest'altra. Anche, dicevo, anche da quest'altra parte, insomma, ho un casino di roba. La paletta da giardiniere è utile proprio perché possiamo iniziare a piantare un po' di cose. Tanto c'è qualcuno che bussa, quindi direi di lasciar perdere la torcia e di impugnare la mazza da baseball. Che caspita è successo qua, dove è finito l'altro? Meno, perché mi ha cambiato? Ah, perché questa la metto primaria e questa era in pugna secondaria, era una cosa del genere. Oddio, non ricordo come avevo fatto. E che cos'è? Succedendo di tutto intanto fuori. Magari spostarmi al piano superiore. Mi dispiace che non riusciate a vedere nulla, ma è quello che sto vedendo io, cioè nulla. Fuori, come sentite, sta piovendo veramente tanto. Direi che non è proprio il caso di uscire. Che cosa chiude sta porta? Non posso chiudermi all'interno. Ci sono dei rumori come se stessero cercando di entrare. Ah, ok, ora sì. Sono chiuso, l'unica stanza che è buia. Accendiamo la luce, chiuditi. Ok. Intanto che aspettiamo che spiova, voglio cercare di capire come fare. Avevo cliccato su quello sbagliato, questo era già stato equipaggiato. Ok, scendiamo giù, anche se qui veramente fuori sta succedendo di tutto. E devo necessariamente trovare
posto dove stare per iniziare a buttare giù una sorta di base, perché altrimenti girare così accumulo veramente un sacco di cose e poi me le devo portare appresso e che mi comporta non pochi malus, dato che comunque sia devo andare sempre piano, non posso correre, altrimenti il personaggio si stanca, quindi devo per forza trovare una sistemazione migliore. Vediamo un po' qua fuori, stanno sbucando qualcosa, quindi questa pioggia non fa che benissimo, insomma, vediamo un po' le colture, anche se sono dei brocco. Ok, ora ha smesso di piovere. Non sappiamo, attuale fase di crescita e la prossima non la sappiamo. Hanno affiato l'ultima volta a 0 ore, concimato a 0, in salute, insomma sembra tutto a posto per quanto riguarda le colture. Me ne hanno affiate anche perché, ecco, ho fatto sto temporalone all'inizio. Quelle lì era soltanto una prova, insomma, quindi non è che devo necessariamente rimanere qui perché ho iniziato a coltivare, era giusto per vedere come funzionava. È anche vero che naturalmente devo cercare di fermarmi in qualche parte. Ora vediamo un pochettino queste case, anche se come vedo sono tutte abbastanza distrutte i vetri, quindi evidentemente è successo qualcosa. Vediamo un po' di proseguire un altro po', allarghiamo un attimo la visuale, ecco, mi hanno già visto. Vediamo di camminare lentamente, guardiamoci anche dietro che naturalmente questi non smettono di inseguirmi. Naturalmente non ho la più pallida idea di dove sono, marco giù da quanti ne sono. Mi ero dimenticato che c'era così grossa affluenza di zombie da queste parti, anche perché l'ha fatto veramente una carneficina. Quelli che erano qui dove sono finiti? Eccoli cazzarola, stavano dentro mezzo alle piante, insomma. Vediamo un attimino, veramente tanta tanta roba. Vediamo se riesco a entrare magari in questa casa che ha il vetro rotto, così non devo, anche se sento comunque scavalca. Ma tanto entreranno uguali anche loro, quindi vediamo se magari riusciamo a uscire da quest'altra parte e guadagnare un attimo di tempo. Qui la situazione è alquanto critica. Vediamo se riusciamo ad avvicinarne uno. Dove va? Quelli sembrano che stiano, ecco, hanno sfondato i vetri. È una situazione complicata questa. La mappa è particolarmente piena di zombie. Ok, se non c'è niente che ci possa interessare, finché arrivano una alla volta va pure bene. Anche se, ecco, noi ci stanchiamo veramente, è un casino. Cacchio, questo? Oh no. Stavo vedendo che non ho proprio molto, molto cibo a disposizione. Ho un sacco di roba, ma non ho bottiglia di acqua, chiodi, munizioni e non ho quasi nulla da mangiare. Quindi devo assolutamente entrare in qualche casa e mangiare. Mi sono preoccupato dei materiali, ma non delle cose più importanti. Direi che questa naturalmente è chiusa. Vediamo un po' qui se c'è qualcosa. Sembra non esserci nessuno. Dietro ancora non ci seguono. Vediamo se riusciamo ad aprire. Ottimo. Scavalca. Chiudi finestre, chiudi tende. Vediamo
Se c'è qualcuno, se magari stanno già cercando di bussare per entrare. Ecco, infatti, hanno rotto qualcosa. Ah, cacchio! Com'è che non camminava? Ce l'avevo davanti. Ok. Non sempre si vedono, con il fatto che comunque viene mostrato soltanto ciò che realmente il nostro personaggio sta guardando, è un po' complicata la questione. Devi necessariamente ruotare sempre la visuale per... Cazzo! Che caspita! Dai, che non voglio morire qui. Cadi. Niente, sto cercando, ma io credo che morirò qui. Il mio personaggio morirà qui. Ah. Bende, 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 bende subito. Braccio destro. Ma stiamo messi e salute. Ah, sta scendendo velocemente. Ha delle altre cose da bendarmi? Entra, assolutamente. Veloce, veloce, bendato. Ok, perlomeno abbiamo fermato Remo Energia. Quasi a metà salute. Uff. Devo assolutamente mangiare, ho mangiato... Ah! Oh, si è ballato tutto il macchinario. Caspita, mi sa che... Mi sa che il mio personaggio ci lascerà, spero non ci sia... Ah, caspita, stavo dire, spero non ci sia nessuno sopra. E invece pure sopra sta. Dai. Se riesco a farli uno alla volta. Ottima così, ottima così. Ok. Ma sto morendo, sto morendo. Bende, dove siete? Braccio destro, veloce. Sono bendato, ma... La vedo dura. Chiudi tende. Chiudi tende. Vediamo di dormire e di recuperare un po' di salute. Vedete, sta risalendo la barra, sperando che nessuno arrivi. Stomacato, sto veramente a pezzi. Ok, ci siamo un po' ripresi. La salute non è ancora al massimo, ma è sicuramente meglio di prima. Intanto sotto sentite martellante i zombie che stanno cercando di entrare qui dentro e fare di me il loro pranzo. Asciugamani, lenzuola, fazzoletto, non ci faccio niente. Dentifricio, asciugamani, niente mi serve. Allora, vediamo un po' le bende come sono messo. 10 bende. Devo farne delle altre, assolutamente. Devo trovare qualcosa. Ok, canottiera. Ottieni band. Mazza da baseball. Mazza da baseball. Vediamo un po', non posso farci queste ripara. Non ho chiodi per fare mattoncini, lenzuola, cuscino. Ottieni bende anche dalle lenzuola. Ok, 16 bende, le sposto da quest'altra parte così stiamo un pochettino meglio. Qui sempre 13 su 8, sono veramente troppo carico. Qui. Chiudi tende, vediamo se c'è qualcosa. Assi di legno sempre. Stiamo a 3. Non ho armi da fuoco. Perché non me le passa qui? Perché
che sono abbondantemente sopra il livello. Non ho armi da fuoco, credevo di sì in realtà. Ah no, no, ce l'ho, ecco la pistola. Infatti mi ricordavo di averne trovate. Allora ce l'ascia perché possiamo tagliare, cioè gli alberi e quindi fare le assi, almeno credo. Anche se ricordo che avevamo provato a farlo, ma non ricordo come avevo fatto per poi procurarmi le asse. Non ricordo manco se ero riuscito a farla questa operazione, la dovrò vedere bene. Cavolo, prendiamo il pennello, ma tanto non ci facciamo nulla. E niente, sono ancora abbastanza maloticcio, quindi direi di non andare fuori e vediamo se magari ci fa dormire di nuovo. Ho fatto spegne. Dormi. Sì, così vediamo di far risalire un altro po' la nostra salute. Ok. Insomma, sono sempre fuori che continuano imperterriti. E credo che mi toccherà scendere giù e sistemare la questione. Tanto come ferite stiamo abbastanza messi bene. Ora però voglio cercare di... Mazza quanti ne siete. Prendere assolutamente qualcosa da mangiare, anche se sono pieno, le posso mettere qui. Ok. Beviamo. Sto veramente a pezzi. Un sacco di malus, affaticato, malato, che non... Comunque non sto ancora... Fida... Sto ancora benissimo. Perché non mi fa vedere oltre... Non sono ancora in grado, credo, di affrontarne due. Se casualmente succede qualcosa, veramente... Brutta sta stanza. Una sedia, una cosa senza neanche una finestra. Inquietantissima. C'è sicuramente qualcosa che è una rugnone qua dentro. Mannaggia la miseria, che c'è stato a fare là dentro? Mari? Marta? Sì. Ce ne sono altri? No. Ma hanno... Oh, la sega! Prendi, prendi! Questa può esserci utile. Hanno rotto delle finestre, quindi forse da qualche parte sono entrati. Cioè, spero non nella mia casa, anche che ce ne stanno soltanto questi due. Vediamo qui. Qui non c'è niente. Maglia, zaino, maglione. Ottieni bende, naturalmente. Ancora abbastanza ferita, molto leggera. Ehi, è ora di affrontarle, venite. Spero che di non aver fatto una cacchiata. Io vado su, così sono costretti a salire uno alla volta e magari per me è più facile. Venite su. Dai, venite su. Niente. Ho un danno grave nelle condizioni generali. Sto scendendo anche la salute. Perché? Chiudiamoci un secondo. Vediamo se ci fa ancora dormire. Sì, per fortuna. Zombificato. Attenzione. Che vuol dire zombificato? Sono stato infetto. No, dai, non ci voglio credere. Sono stato infetto. Infettato. Sono stato infetto, che cos'è? Condizione generale, zombificato.
What the fuck? Oh cazzo, eccoli indossavano. Dai, venite, non vi temo. Stardi. Stai giù. Ho detto stai giù, anche tu. Sto veramente una merda. Muori. Cazzo siete, eh? Highlander, aia. Pugna primaria. Ma c'avevamo quattro risate. Venite qui. Stardi. Scendi, su. Non ti temo, vieni. Sti cazzi dei rumori che facciamo. Non mi avrete mai, sporchi Viet Cong. Bende, bende. No, non posso blindarmi. Ancora un'altra stronza. Mori, ricarica. Non so come si faccia. Da qua. Avevo primo due R. Che cos'era? Troppi FPS, credo. Aspettate che sto veramente messo male. Vediamo se una bella e sana dormita. Chiudi un attimo qua. Mi riporta in sesto. No, non posso dormire. Perché non ho sonno. Ragazzi, credo che il mio viaggio con questo personaggio finisca qui. Infatti, sono sopravvissuto 10 giorni e 7 ore. Ma anche lui ha dovuto cedere. Mi sa che questa mappa è leggermente complicata. Forse magari più adatta a multiplayer con un maggior numero di zombie si fa magari meglio, dato che ci si può aiutare a vicenda. Mi dispiace perché avevo trovato veramente un fottio di roba, un sacco di cose che non avevo mai, non ero mai riuscito a trovare negli altri gameplay. Ma ecco, poi alla fine i zombie hanno preso il sopravvento. Forse me la sono anche giocata un pochettino male su alcuni punti. Va bene, allora quindi per questo appuntamento è tutto. Sicuramente ricomincerò un'altra partita perché il gioco mi piace abbastanza, quindi non voglio darla vinta ai nostri amici zombie qui, quindi sicuramente tenterò in qualche modo di andare avanti, insomma, comunque di fare un altro gameplay. Ok, io quindi come sempre vi ringrazio della visione, se vi è piaciuto il video e vi fa piacere mettetemi un mi piace e noi ci sentiamo quindi al prossimo appuntamento. Ciao ciao!